Grazie Presidente. Io veramente rimango sconcertata per l'ignoranza che c'è su questo sito. Io vedo tutte le opposizioni oggi parlare, ma nessuno parlare in concreto di qual è la realtà, qual è la storia di questo sito. Io mi ricordo qualche anno fa, quando passai a Villa Gordiani, lontana dall'idea che potessi entrare in politica un giorno, mi avvicinai a uno poi dei funzionari, che scoprì essere uno dei funzionari della sovrintendenza, che con grande passione stava facendo un excursus con degli universitari, con dei giovani studenti, raccontando quella che era la storia straordinaria di questo sito. Ecco, rimasi molto colpita quel giorno. Scusate, chiedo anche all'opposizione di ascoltare, perché visto che hanno parlato tutti e nessuno ha dato le motivazioni e ho parlato della vera storia di questo sito. E girando appunto per Villa Gordiani, il sovrintendente, appunto quello che mi lasciò molto, con molto stupore e colpita positivamente, ci narrò che sotto i nostri piedi si trovava un sito, e si trova tuttora un sito, che non è secondo ai fori imperiali che si trovano qua sotto di Roma Capitale. Però ahimè, per iniziare a tirare fuori questo foro di un'area sud-est più periferica, per incrementare quello che è il turismo alternativo, ma anche per far conoscere ai cittadini qual è la vera storia di questo sito. Stiamo parlando di un'area la cui presenza ci sono il mausoleo di Villa Gordiani, il mausoleo di Tor de' Schiavi, cisterne, tutte di epoca di Diocleziano Costantino, quindi tra il III e il IV secolo avanti Cristo. Stiamo parlando delle più belle basiliche delle terme di Roma Capitale, che ancora giacciono nel sottosuolo. Ecco, quello che sta facendo questa amministrazione, secondo le indicazioni che ci ha dato la sovrintendenza per valorizzare quest'area, è stanziare i fondi, e inizieremo a vedere i risultati da questo autunno, perché sono state vinte delle gare e sono già state assegnate 1.300.000 euro intanto per valorizzare il mausoleo di Villa Gordiani, con un enorme spazio di esposizione. Stiamo parlando di architettura contemporanea legata al restauro, quindi non invasiva, che permetterà non più di chiudere i monumenti con cancellate e non renderli visibili, ma tutelarli e renderli accessibili alla cittadinanza e finalmente parte della città stessa. Ecco, noi non parliamo di chiacchiere, ma parliamo di cose concrete. Lì nel passato sono stati fatti atti di abusivismo, non si poteva edificare, è stato fatto un bocciofilo, pago un amianto, sono solo dettagli per voi sicuramente. Sicuramente, cioè, è stato fatto un campo di calcio, però come sappiamo non è che mancano i campi di calcio in quel municipio, e comunque il municipio si è attivato per individuare altre aree alternative più idonee. Mentre i campi di calcio possiamo realizzarli e crearli in qualsiasi altro sito di Roma Capitale, quell'area che ha il valore dei fori imperiali si trova solo lì. Quindi non vedo il motivo per cui poi andare ad insistere, anche sotto riferimento della sovrintendenza che ha chiesto proprio di andare nella direzione della valorizzazione, perché si stanno spendendo soldi, perché è stato assegnato un bando, perché ci sono 1.300.000 euro assegnati, e che vedranno appunto la realizzazione di questo grande spazio museale innovativo aperto ad eventi culturali. Ecco, il nostro augurio, cioè è quello per cui ci siamo impegnati come amministrazione, è di rendere finalmente questa parte archeologica del parco archeologico di Villa Gordiani finalmente accessibile, e sicuramente andare a trovare, perché riconosciamo che ovviamente le comunità locali si siano affezionate, insomma, a quello spazio, cioè non è da poco poter giocare davanti a quei monumenti a calcio, però riteniamo che ci possano essere dei siti più idonei dove andare a promuovere uno sport popolare, in cui possano essere continuate queste pratiche giustissime per la comunità.
E per questo non possiamo che votare contrariamente, e anche evidenziando che comunque sono stati fatti tutti gli atti partecipati, tutti i percorsi partecipati, sono stati presentati degli atti di partecipazione proprio per la valorizzazione di tutte queste ville storiche, e quindi proprio perché c'è la presenza, una visione chiara di dove vogliamo andare in futuro, non possiamo che votare contrari a questo indirizzo politico. Grazie Presidente.